c'è sempre stata una favola, che è quella per la quale gli arbitri erano contrari alle innovazioni. Questo è assolutamente falso, per un semplice motivo. Tutto quello che può dare una mano ad un arbitro, sbagliare meno, è assolutamente ben accetto. Appunto. E Nicchi, insieme al presidente federale, è stato il primo in Europa a voler sperimentare gli arbitri addizionali. Nicchi, insieme al presidente federale, è stato il primo che ha dato l'ok per sperimentare questa, che non è una vera e propria moviola in campo, sarà una sperimentazione offline, significa che l'arbitro sul terreno di gioco non sarà ancora in collegamento con un arbitro che vede lo schermo. Ci sarà probabilmente un anno di sperimentazione, vedranno i casi, perché ci sono dei casi oggettivi e dei casi soggettivi. Tutte le innovazioni che ci sono state a livello tecnologico, dal BIP agli auricolari, alla tecnologia del Golden Goal, ha portato dei benefici e ha portato ad una diminuzione degli errori. Probabilmente anche questo servirà per portare ad una diminuzione degli errori, perché se pensiamo che non ci sarà mai più un errore, allora veramente è meglio che noi andiamo tutti su Marte.